Calcit, lo scudo cure domiciliari ai malati oncologici. Una serata questa che prende avvio da questo pomeriggio, prosegue nel momento anche del pranzo, perché, della cena, quindi un momento conviviale che è sempre importante perché comunque unisce sempre una comunità, e poi prosegue con le band aretine. Guarda, prima di cominciare addirittura a parlare c'è colui che rappresenta l'Associazione per Amore della Musica e della Solidarietà, che è Paolo Basco, che vedo che arriva subito con un omaggio. Quindi Paolo Basco rappresenta questa associazione, grazie Paolo. Che cosa c'è qui dentro? Qui c'è una cosa molto bella, è una cosa da regalare al signor Marino, perché il signor Marino ha voluto donare ai detenuti del carcere di Arezzo una giornata bellissima con un pranzo con le famiglie, e loro hanno voluto, con un gesto, come dire, grazioso, regalare una targa che hanno firmato tutti quanti e che vogliono appunto consegnarla al signor Marino. Se è possibile, la facciamo vedere. È una targa, gliela diamo dopo, perché vedo che ancora non c'è. Gliela facciamo intanto vedere, è una targa di ringraziamento, veramente carina. Intanto a coloro che sono presenti e non conoscono Paolo Basco è bene capire subito chi è, perché uno dice altrimenti che c'entra adesso anche il carcere. No, c'entra perché non è che è una persona importante Paolo Basco, non è soltanto presidente dell'associazione, ma è il direttore del carcere di Arezzo, quindi della casa circondariale, sì, no? Che si dice. È vero, però mi presento come musicista, in quanto per amore della musica e della solidarietà i nostri amici musicisti si danno da fare per cercare di fare del bene con un'energia pulita che la musica mette tutti insieme e fa sentire tante belle emozioni. In questa veste però non potevo anche non ricordare che la generosità di Marino è arrivata anche ai detenuti, e questa bellissima targa che hanno fatto a mano, appunto per ringraziarlo, con una bellissima anche dedica, che se posso leggerla. La leggo io, facciamo prima. Egregio signor Marino, manifestiamo la nostra gratitudine per dare una testimonianza di eterna riconoscenza a chi ci ha consentito di trascorrere una giornata serena con tutte le nostre famiglie. Davvero non capita proprio tutti i giorni di trovare una persona tanto buona, capace di donare con il suo gesto una giornata così speciale per noi detenuti della sezione Chimera del carcere di Arezzo. Ci sembrava doveroso evidenziare la generosità di chi non abbiamo l'onore di conoscere, ma che ha dato una grande prova di coraggio attraverso il così nobile valore della solidarietà. Oggi ripartiamo da una nuova speranza e da una più reale presa di coscienza verso la società civile che vive e opera oltre il muro. Riceva la nostra sincera stretta di mano ed ancora mille ringraziamenti per il suo meraviglioso gesto da tutti i ristretti del reparto Chimera. E li siamo tutti, io saluto uno che leggo molto bene, si chiama Raffaele, per tutti quanti, quindi grazie. Grazie a nome di Marino Franceschi, in questo caso il patron proprio e il presidente della Marino Famercato. Quindi grazie, ringrazio anche la stazione dei Carabinieri di Subiano che vedo presente con il maresciallo Fabio Rizzo, quindi grazie. E quindi a questo punto, per amore della musica e della solidarietà, andiamo avanti. Un giorno crescerò. Della notte io vivrò, ma un bimbo che ne sa, sembra azzurro, non può essere l'età. Essere in verità.
ringraziamo tutti i musicisti, ringraziamo Marino che con la sua generosità, lo ripeto ancora una volta, è stato veramente munifico, uno slancio autentico di generosità, quindi grazie. Posso salutare anche una delle persone che non ho salutato perché magari rientrano nel loro lavoro, però questa mattina anche i dipendenti del comune, il Sole, Mauro, Presto, insomma, si è adoperato per tutto e quindi credo hanno montato, rismontato, quindi sono anche i miei colleghi e mi fa piacere salutarli perché hanno fatto una bella cosa, hanno anche loro, insomma, nel loro lavoro fatto una buona cosa per il calcio, questo credo che sia importante, giusto? L'importante è questo, l'importante è esserci, l'importante è partecipare e contribuire a questa vera corsa di generosità, perché donare non si diventa poveri, l'ho già detto in altre circostanze, l'ho sentito da una signora, donare io penso che sia la cosa più bella del mondo, vuol dire che uno dà qualcosa di se stesso e poi se si dà per questa, diciamo così, per questa cosa che è il calcite, cosa che è il nostro centro oncologico, cosa che può servire ai meno fortunati di noi a cercare di superare e di alleviare le sofferenze nel momento finale, penso che sia la cosa utile e da fare. Questa sera quindi qui nella galleria di Marino Fammercato, deve essere fatto nel piazzale, ma poi in realtà c'è stato questa meteorologia che fa molti capricci ultimamente e ci ha costretto a entrare dentro, quindi grazie anche a coloro che hanno sgombrato questo ambiente e quindi hanno reso possibile questo momento musicale. Non soltanto, prima c'è stato il momento dedicato ai cagnolini, gli amici di affezione di casa che tanto sollievo danno a chi è naturalmente anche ammalato, parliamo della pet therapy, poi c'è stato il momento dedicato al cibo con tutto quanto è stato offerto dalla Marino Fammercato e poi cinghialai del Calcite hanno lavorato questi prodotti, che è stata una cosa anche altrettanto bella perché era tutto pieno di gente a tavola, e poi ancora sono arrivati loro, vediamo se ti ricordi chi sono, gli antenati abbiamo detto, il quadro d'autore, poi abbiamo ancora le ombre, il sound group e poi chi era poi l'altro il sound group, il quadro d'autore, gli antenati, i coralli che sono stati i primi che hanno suonato Fahrenheit, che ci hanno seguito in tutto questo percorso, anche loro hanno montato, rismontato, rimontato, rismontato. Ok ragazzi, bravi, hanno detto anche loro che avete fatto bene, per amore della musica e della solidarietà, che dire se non è la pioggia che va, no, perché oggi c'è stata, non è che, però Marino andava a buon riposo, Enrico dove sarà andato a ballare? Enrico sarà andato sicuramente al giardino d'estate a Subbiano. Ma che, ce l'ha neanche più, ma te, ma di che epoca sei? Benucci, voglio dire, ma figuriamoci, l'epoca degli anni 60-70, ma tu pensavi a giocare a calcio a Subbiano, altro che ci chiappava, Va bene, siete pronti? Vi lascio il microfono. Ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società. Sarà una bella società. Fondata sulla libertà. Perché se no pensiamo come voi, ci disprezzate come mai, ma che colpa abbiamo noi, oh yes, ma che colpa abbiamo noi, oh yes, ma che colpa abbiamo noi. Oh yes, ma che cosa?
La nostra colpa è che vogliamo bene. La nostra colpa è che vogliamo bene alla gente e con la gente vogliamo stare bene. Pace e bene. Grazie a tutti. La benedizione. Collare. Collare. Vai, arrivederci a tutti, arrivederci. Grazie. Arrivederci Marino, all'anno prossimo. A proposito, dimenticavo, alla fine sono stati raccolti, grazie a voi, 1.430 euro per il Calcit.